Briscolo si gioca da 4 giocatori in 2 squadre che usano un mazzo di 40 carte italiane divise in 4 semi: spade, denari, bastoni e coppe. Ordinate per valore, quello del valore maggiore è l'asso, poi il 3, il re, il cavallo e il fante. L'asso vale 11 punti, il 3 vale 10, il re vale 4, il cavallo 3 e il fante 2. Giocando a briscola è essenziale vincere punti, prendendo le carte di valore maggiore. All'inizio del turno, ogni giocatore riceve 3 carte. La prossima carta del talone si mette con faccia in su e essa diviene la briscola per questo turno. In questo esempio la briscola è il re dei bastoni. Il giocatore dà il 2 delle spade, il prossimo dà il 6 delle spade, il compagno di squadra dà il 7 delle coppe e il quarto dà il re dei denari. Vince il trucco chi ha dato il 6 delle spade. Qua vede come il primo dà il 5 delle spade, il prossimo dà il 7 delle spade, dopo si dà il 2 della briscola e l'ultimo dà il 5 della briscola, con la quale vince la presa. Qua il trucco inizia con il re delle spade, che viene seguito da 4 dei denari, e il prossimo dà il 3 della briscola, con la quale vince questa presa. La prossima presa sarà vinta dall'asso dei bastoni, che è la carta di valore maggiore nell'ultima presa. Alla fine di ogni turno vince la squadra che ha preso più punti. Devono essere un minimo di 61 punti da un totale di 120. La prima squadra che ha vinto 3 turni vince il gioco.